Lei, colonnello, ha svolto un'indagine sulla figura di Adalberto Titta. La prego di riferire alla Corte d'Assise in sintesi quali sono i risultati di questa indagine. Se può, le chiedo tratteggiare la persona, la storia, i rapporti ed il ruolo del servizio segreto militare che Titta ha ricoperto, che cos'era l'anello, detto anche noto servizio. Stamattina è venuto il professor Giannulli che ha fatto dei riferimenti allo stesso tema, qualificando l'anello con la denominazione noto servizio. Sappiamo qual è il dibattito e quali sono le attività più significative compiute dal Titta nel contesto di questa attività di affiancamento del SISMI, attività di intelligence. Quindi, chi era questo Adalberto Titta? Che cosa ha fatto? Se ci può dare i risultati delle sue indagini? Ok, allora, Presidente, a seguito del, cerco di essere molto sintetico, allora, a seguito del ritrovamento nei cosiddetti magazzini e archivi della Via Appia di alcune veline che narravano dell'esistenza di una struttura informativa fino ad allora non nota, venivano iniziati degli accertamenti finalizzati a verificarne la veridicità del racconto lì esposto. Questo racconto parlava appunto dell'esistenza di una struttura informativa, di un servizio segreto clandestino, perché questo servizio non era ufficialmente conosciuto. Venivano nominati alcuni appartenenti a questo servizio e quindi veniva iniziata una complessa attività su ciascuno di questi, al fine di poter determinare effettivamente l'esistenza di questa struttura e l'appartenenza di questi soggetti a questa determinata struttura. La ricerca non è stata estremamente fruttuosa, nel senso che non è stata trovata una prova documentale, come si potrebbe pensare in relazione all'esistenza di un servizio segreto, dell'esistenza di questa struttura. Ma verosimilmente non l'abbiamo trovata perché il termine servizio segreto è eccessivo. Allora, tutti i servizi, specialmente nell'immediato dopoguerra, perché appunto non si sapeva quale sarebbe stato il divenire, si sono dotati di strutture che agivano nell'ombra, compiendo attività che il servizio ufficiale non avrebbe potuto compiere perché avrebbero creato imbarazzo in una democrazia. Ed era quindi, necessario avere una struttura che facesse il lavoro sporco. Ovviamente chi è che aveva il know-how, Presidente? Tutti i soggetti che avevano avuto una passata esperienza. Chi nella decima MAS, chi nelle SS italiane, oppure esperienze belliche con le potenze dell'asse, quindi soggetti che erano da una parte di una provata fede politica, quindi chiaramente visceralmente anticomunisti, e dall'altra parte erano uomini di azione, quindi sapevano fare. Allora, devo dire che anche qui abbiamo seguito la stessa strada e quindi è stata fatta, ed è importante dirlo, una richiesta al servizio segreto militare. E fate attenzione, una richiesta che non è fatta sulla struttura clandestina, una richiesta che è fatta sui singoli appartenenti indicati, quindi vuol dire una molteplicità di esponenti di ricerca. La mia richiesta, la mia attività è stata totalmente negativa. 10 anni dopo, il servizio fornirà invece al compianto collega Cacioppo tutta una serie di evidenze sugli stessi nominativi che a me erano stati dati come negativi. Lo stesso ispettore, nel redigere la relazione al magistrato, si chiede se sia possibile che si tratti di negligenza, perché un conto è sbagliare Mario Rossi, un conto è
e non trovare niente su una pletora di nominativi. Detto questo, le evidenze che abbiamo positive sull'esistenza di questa struttura sono nelle operazioni sporche fatte da questa struttura. Quindi abbiamo nella sentenza del giudice D'Alemi, quindi quando noi iniziamo a lavorare, questo elemento è già noto. Quindi quando iniziamo a lavorare sul Titta sappiamo che Titta è un soggetto... Scusa, colonnello, chiedo scusa, se vuole dire chi è il dottor D'Alemi e di che cosa si è occupato. D'Alemi è il giudice che si è occupato del rapimento di Ciro Cirillo, individuando tra i soggetti che trattano per la liberazione dell'onorevole Democristiano, in particolar modo trattative e intavolate con la nuova camorra organizzata, con Cutolo, in persona all'epoca detenuto nel carcere di Ascoli Piceno, emerge la figura del Titta. La fermo un attimo, prima di arrivare alle operazioni sporche, in particolare sono due, questa di cui ha fatto qualche accenno il consulente Giannulli, e un'altra che riguarda Kappler. Esatto. Volevo tratteggiare un po' di più la figura di Adalberto Titta, cioè la sua storia, da dove viene quest'uomo, allora, che lavoro faceva. Adalberto Titta ha un passato sia di militare nell'aeronautica, purtroppo non abbiamo potuto riscontrare nel particolare le sue affermazioni, quindi quarto stormo caccia, accompagnamento di Roatta in Spagna, se non attraverso testimonianze. Perché? Perché purtroppo la documentazione matricolare di ufficiali, soprattutto defunti, va incontro a distruzione. Quindi noi non abbiamo potuto accedere, perché non più esistente, accedere alla documentazione che ci avrebbe permesso di verificare documentalmente le affermazioni del Titta. Il Titta, questa è la vita militare, poi il Titta ha un passato da fascista, per cui di interrogatore violento di partigiani, tant'è vero che noi interessammo l'Associazione Partigiani d'Italia, che ci trasmise un articolo per rappresentarci la notorietà del soggetto nella memoria dei civili italiani antifascisti immediatamente cessato il secondo conflitto mondiale. Addirittura era soprannominato Mantellina. Perché utilizzava nerbare, vergare negli interrogatori, coprendosi con una mantellina per poi non essere riconosciuto. Chiedo al colonnello Giraudo, siccome ha documentato queste affermazioni con degli atti nella sua relazione di riferimenti, se per la prossima udienza può portare questi documenti di supporto riguardo a queste affermazioni, così corrediamo la sua testimonianza con un materiale di conferma. Facendo sempre un riferimento, ecco qui è Mantellina, lei trascrive in questa informativa la scheda sull'anello, la numero 35, trascrive proprio questo documento, questa nota 16 dicembre 98 dell'AMPI, che tratteggia la figura di Titta come Mantellina. Nel suo lavoro di ricostruzione lei ha fatto riferimento alla circostanza che Adalberto Titta risulta ufficialmente dai documenti del SISMI come collaboratore esterno dello stesso servizio. Esattamente. La conferma questa circostanza. Esattamente. Tenga presente che il dottor Alemi noterà. Su Alemi adesso arriviamo. Ah, ok. Allora, questo è su un profilo generale. Andando nel particolare, vorrei trattare tre cose, speriamo di farle in breve, nei termini promessi. Sono le due operazioni sporche per eccellenza che vedono coinvolto Adalberto Titta. Una, la prima è il sequestro Cirillo. Ciro Cirillo era un esponente politico della Democrazia Cristiana che fu rapito dalle Brigate Rosse. Brigate Rosse e Partito Guerriglia. E
in quel caso prevalse il partito della trattativa, tra virgolette, nel caso Moro non aveva prevalso il partito della trattativa, e ci fu ci furono una serie di contatti nel carcere di Ascoli Piceno, esatto, fra Cutolo, che era un esponente della Camorra, che fungeva da mediatore con le Brigate Rosse per la liberazione di Cirillo. Altro mediatore dell'operazione fu Adalberto Titta. Presidente, questo risulta dalla procura generale. Effettuava la domanda. La domanda, sì, questo altro mediatore. Mi sta facendo la storia. No, io sto spiegando per le cose. Spiegando. Guardi, abbiamo depositato la sentenza, scusi. Ho capito, però che ci giriamo intorno. Sappiamo quali sono le regole. Allora, abbiamo depositato la sentenza su. Abbiamo depositato la sentenza. Ma non vuol dire nulla. Siamo perfettamente d'accordo che dobbiamo fare le domande. Abbiamo depositato la sentenza sul struttore, dove si parla di questa storia e del ruolo di mediatore di Adalberto Titta. Allora, la storia la conosciamo tutti, è inutile dire che qui non è un problema se c'è la sentenza o se conosciamo la storia, tutti più o meno conosciamo la storia. Allora, però qui siamo in un'aula di processo, bisogna fare la domanda e attendere la risposta. Siccome la storia la conosciamo tutti, come dice lei, siccome ci sono le sentenze prodotte, è evidente che non c'è motivo di fare delle domande suggestive, perché le cose sono in questo processo, nulla è più, diciamo, documentato di questo processo. Quindi chiedevo al test se di tolleranza, pubblico ministero, la prego di no, io facevo soprattutto per le giudici popolari, perché se parliamo di caso Cirillo l'abbiamo parlato anche stamattina, sì, proprio perché a grandi linee, popolari. Che fu sequestrato dalle Brigate Rosse non è un segreto istruttorio, vabbè, è un fatto notorio. Allora chiedevo al teste, così non perdiamo tempo, di riferire in merito agli accertamenti che ha fatto su Titta e che riguardano anche questa vicenda civile. E c'è stata un'acquisizione di atti, ovviamente a parte quello che c'era nella sentenza, che è noto, c'è stata un'acquisizione di atti al servizio che ha consentito di acquisire la relazione di un dipendente, ignoriamo il nome, di un dipendente del centro, non so se poi le indagini hanno consentito di, fino a che ho lavorato io o no, un dipendente del centro CS di Milano che ebbe la fortuna, ebbe l'incarico di accompagnare il Titta ad Ascoli Piceno per un incontro con Cutolo unitamente al Belmonte, e quindi questo dà l'idea che comprova. Chiedo scusa se la interrompo perché dobbiamo far capire tutti, ha detto unitalmente al Belmonte. Chi Belmonte è Belmonte? È un funzionario di livello del servizio segreto militare che è stato coinvolto nel depistaggio sulla strage di Bologna. Perfetto, così è anche condannato. Sì, sì. Senta, in questa opera di mediazione di Titta è intervenuto anche uno dei difensori di Cutolo che ebbe contatto con Titta? Sì, Cangemi. Cangemi, si chiama, certo. Francesco Cangemi. Francesco Cangemi, certo. Ebbe contatti con Titta? Certamente. Quindi questo dà concretezza a quel termine di collaboratore esterno. Poi, come avrete notato, è importante anche perché noi abbiamo poi il versante MEI, che è direttore del servizio militare. Bene. La domanda che sorgerebbe spontanea è: perfetto, è un collaboratore esterno, come entra in contatto con il servizio? Non lo possiamo dire perché Musumeci, Belmonte, Santo Vito danno tutti una versione diversa, e il MEI che invece sento io da una versione che è poi in contrasto con le acquisizioni successive. Quindi il MEI negherà a me di avere mai avuto contatti telefonici con il Titta, ma sarà proprio quel dipendente del centro CS di Milano che parlerà di una telefonata di doglianza del MEI e la scusa del Titta: la macchina mi è stata messa a disposizione soltanto adesso e quindi soltanto adesso mi sto muovendo. Peraltro il Titta farà delle affermazioni al soggetto che lo accompagna, affermazioni importanti perché danno l'idea che il Titta
era consapevole di appartenere a una struttura informativa, di lavorare per una struttura informativa. Questo per dare concretezza al termine collaboratore esterno. Poi in realtà questa terminologia è corretta se lei fa riferimento, Presidente, a questo gruppo di uomini che dovevano eseguire attività che era meglio che non fossero eseguite dal servizio ufficiale. Quindi ovviamente è una collaborazione esterna, ma non nell'accezione che questo termine ha, cioè il collaboratore esterno è qualcuno che temporaneamente presta un'attività che è servente un'attività di intelligence. In questo caso c'è invece una continuità. L'altro caso al quale io credo che lei volesse fare riferimento... No, però, un altro discorso, stamattina abbiamo parlato dei contatti che si sono verificati all'epoca per questa trattativa in carcere di Ascoli. Il professor Giannulli ha parlato anche di documenti forniti di copertura per consentire questi contatti e di permessi di accesso al carcere, di colloquio nel carcere, che sarebbero venuti dall'alto, non le posso dire da chi, cioè è un discorso che ha fatto il consulente. È una domanda eventualmente se c'è un... No, io di questo non si è occupato di questo. No, mi sono occupato. Ce l'ha riferito stamattina il professor Giannulli. Altro episodio è quello di Kappler, se può riferire in merito all'episodio. Certamente. Allora, chi era Kappler? L'abbiamo detto prima. Esatto, era un altro appartenente al servizio segreto delle SS, quindi l'SD, e l'operazione Kappler gode di un testimone d'eccezione. Al di là della moglie del Kappler, l'Annalise, che cambierà versione, prima la valigia, poi una volta in Germania racconterà invece di averlo portato avvolto in una coperta facendolo scendere per le scale, al di là di questo c'è una testimonianza eccezionale che è quella del dottor Pedroni, un nefrologo di fama internazionale, quindi un soggetto, un professionista, quindi non un professionista delle operazioni sporche, un reale professionista che aveva conosciuto il Titta e che il Titta incaricherà di verificare le condizioni di salute del Kappler prima della consegna al servizio segreto tedesco. Questa consegna, questo scambio originava dalla necessità dell'Italia di ottenere un prestito dalla Germania e quindi era necessario fare un gesto di buona volontà. Non era possibile farlo ufficialmente perché la comunità ebraica e molta parte della popolazione italiana si sarebbe indignata di fronte a un gesto del genere. Era quindi necessario che ci fosse un qualcosa che diciamo esimeva il governo italiano dalla responsabilità della consegna del Kappler. Quindi una fuga. Ovviamente in una fuga qualcosa può andare storto e non poteva essere che morisse un appartenente ufficiale ai servizi segreti italiani. Per quello esistono le strutture che fanno le attività sporche. Quindi ammettiamo un incidente d'auto quando dall'isola Tiberina il Titta porta il Kappler fino nel Bergamasco. E un incidente d'auto, il Titta muore, sarebbe morto un estremista di destra, nient'altro, e quindi era normale che un estremista di destra si fosse adoperato per la liberazione di Kappler. Quindi c'è una testimonianza eccezionale per la persona che ce la rende, assolutamente al di sopra di ogni sospetto, e raccontando un particolare non presente, attenzione, questo è importante, non presente delle veline, cioè non abbiamo un test che ci conferma quanto noi conosciamo per le veline emerse dalla via Appia, no, è un test che ci racconta di avere visitato Kappler ed è una notizia che lui dà a noi.
Benissimo, noi produrremo documentazione di testi defunti, deceduti, è già pronta per la Corte. Anche questo Pedroni è defunto. Pedroni ha 94 anni, è l'unico vivo, ma abbiamo Ristuccia, abbiamo Gonzali e altre persone che riferiscono di questa cosa, in particolare Ristuccia che è defunto. Poi di questa vicenda si parla anche in altre sentenze. Volevo fare altre due domande, una brevissima. Stamattina abbiamo parlato di questa struttura per operazioni sporche con il consulente tecnico professor Giannulli, che l'ha definita noto servizio. Perché lei la definisce anello? Sappiamo che c'è un dibattito o anello. Guardi, la diversa dizione dipende da ciò che compariva negli atti ufficiali, per cui ci sono atti nei quali si fa riferimento al noto servizio, quindi un servizio che non può essere nominato ma è noto tra gli interlocutori, e la denominazione che esso aveva tra i membri. Quindi anello perché? Perché ci viene spiegato avrebbe dovuto essere l'anello di congiunzione tra i servizi informativi dell'epoca bellica e i servizi informativi della neonata democrazia. Poi in realtà, come hanno detto i testimoni, con sofferenza di Titta, il passaggio all'ufficializzazione ovviamente non ci sarà mai. Quello a cui Titta aspirava era una cosa impossibile. Certo. L'ultima domanda. Noi, come Ufficio di Procura Generale, abbiamo acquisito un appunto datato 8 maggio del 1979. Questo appunto è la trascrizione dattilografica di uno scritto consegnato al maresciallo Mario Galli della squadra 54 da una sua fonte. Ne abbiamo sentito parlare stamattina, la fonte giornalista, che era il giornalista del Corriere della Sera, Alberto Grisolia. Presidente, le ho... Cos'è? Lo sì, ecco, di un questo, verbale? No, ecco, no, giusto per capire il documento che l'ha dato, il collega sta facendo riferimento a una nota dell'8 maggio che è quella riportata, c'è proprio scritto 8 maggio 79, in cui si fa riferimento a quello che le sta dicendo il collega, era solo per sua comodità di lettura. È una nota, deve darla al testo. La nota no, le ho sto spiegando, sì. È una nota che è accessoria alle dichiarazioni che rende Mario Galli, maresciallo della squadra 54, divisione DAR di Milano, che è teste deceduto, e quindi lì c'è la testimonianza di Mario Galli, che descrive questa situazione di fatto. Lui aveva come confidente, che risulta anche negli elenchi del DAR, sì, però, il giornalista Grisolia, che gli passò, tra le altre cose, un appunto scritto. Questo appunto scritto fu distrutto nel suo originale, ma prima della distruzione fu trascritto con un documento dattilografico dallo stesso Galli e da un certo Del Ponte, che è un appuntato del suo ufficio. Questa è la testimonianza di Galli. Allora, no, chiedo, però questo è un documento in cui ci è sono un documento di, non ci sono firme, non c'è niente. No, è la testimonianza di Mario Galli. Questa è la testimonianza di Galli. Questa fa. Via la porta. No, eccola lì. La piano, è trascritta, allora, perché non è stato dato. Sì. Il documento è attaccato alla testimonianza di Galli. Esatto. Questa è la testimonianza di Galli. E allegato dovrebbe esserci il documento. Presa dal dottor Piantoni e si dà atto che questo documento è allegato. È allegato negli atti della strage di Brescia. Nel file c'è scritto anche dove. Agli atti della strage o al verbale questo? È lo stesso verbale, è il verbale, ne parla proprio Galli. Parla Galli qui? Sì, sì, ne parla, ma ne parla anche, la domanda è proprio questo, perché ne parla anche il colonnello Giraudo, che l'ha trovato al ministero. Dunque, si... Allora, da quello che ho capito, si tratta di una trascrizione fatta dal Gallo. Dal Galli, da Mario Galli, di un appunto manoscritto che gli ha dato una sua fonte. Quindi giornalista. Non abbiamo l'originale. No, in Brescia. No. E se l'ha copiato, se l'ha scritto, non c'è l'originale. No, facciamo questo. Allora, la storia è questa. La fonte del maresciallo Galli della squadra 54 è il giornalista Alberto Grisolia, che consegna un appunto scritto al maresciallo Galli, che lo trascrive in un documento dattilografico.
e poi distrugge per tutelare la fonte l'appunto originale. È dato atto di questa attività in quel verbale. L'appunto viene ritrovato anche dal colonnello Giraudo in via Appia, esatto. E il colonnello Giraudo fa una relazione su questo appunto, esatto. E io ho interrogato il colonnello Giraudo su questa relazione perché questa relazione contiene degli elementi di riscontro rispetto a quello, esatto. Tutto qua, l'appunto come fatto storico è documentato lì in un verbale del test maresciallo Galli che è deceduto, che noi produciamo. Il colonnello Giraudo ha ritrovato in via Appia lo stesso appunto che viene trascritto nel appunto, cosa intendiamo, l'originale? No, la trascrizione, dattilografica dell'appunto, esatto. No, quello no, questo lo vado a riprendere. Ritrova, presidente, il colonnello Giraudo ritrova in circolazione Appia lo stesso appunto allegato alle dichiarazioni di Galli Mario che le abbiamo appena dato. Sì, ho capito, ma questo appunto che il colonnello ritrova, che cos'è? Cioè è questo qui, la trascrizione dell'appunto originale. Esatto. Cioè, la trascrizione. Ah, ecco. Perfetto, così è più chiaro. Così è più chiaro. Quindi questo è allegato al verbale. Certo. Quindi, testimonianza di Mario Galli, deceduto. Allegato alla testimonianza di Mario Galli c'è quell'appunto che ha redatto lo stesso Galli, trascrivendo, copiando l'appunto originale. Sì, adesso è chiaro. Negli archivi di via Appia il colonnello Giraudo trova l'appunto e lo trascrive anche lui nella scheda 35 che riguarda l'anello. Sì, ce l'ho presente. Ah, lo puoi anche dare così. Consegnando al colonnello Giraudo la scheda 35 da lui redatta che riguarda l'attività di riscontro a tutta la vicenda Titta. Sì, è un rapporto che viene fatto, vado via dal ROS, è un rapporto che viene fatto dal collega che mi succede, che mette insieme tutta la mia attività. Ecco, tra la sua attività, chiedo scusa giusto per chiarezza per la Corte e per le parti, lei redige quella scheda numero 35 che ha sul frontespizio il nome di Tita D'Alberto. Sì, è una scheda alfabetica. Esatto, dove al suo interno sono riportate le attività... Tutto quello che riguarda il Titta, tutto quello che è stato fatto, in modo da riassumere... La posizione Titta. Esatto. A pagina 6 della sua scheda si parla dell'appunto datato 8 maggio, che è esattamente... 8 maggio 79. Esattamente presidente. Come ha fatto... La presidente, la scheda è firma del colonnello Giraudo. Come? Quella scheda è firma del colonnello. Certo. Almeno il suo la riconosce il colonnello. No, dobbiamo dire se è firma del colonnello. Non è il mio lavoro, sì, questo lo abbiamo capito. Ma non è redatta da me perché io non sono più a Ross in quel momento. Chi è che l'ha sottoscritto? Questa è stata realizzata dal collega Scriccia, Paolo Scriccia, che era il comandante del reparto eversione. E dovremmo sentire pure il colonnello questo Scriccia. Non è oggetto di produzione. No, non è oggetto di produzione. No. Vabbè, se no dovremmo sentire il colonnello Scriccia. No, noi sentiamo... ma solo collazionato, ha messo insieme. È solo per confermare che anche il colonnello con tutti i rispetti dei suoi compagni, non senza in dubbio nulla, stiamo dicendo soltanto che scusa, se posso aggiungere una cosa per conferma che il lavoro è fatto da lui, nella nota di trasmissione che fa, era maggiore all'epoca Scriccia, se non sbaglio, colonnello Scriccia, c'è scritto indagini a cura dell'allora era capitano Giraudo. Allora adesso capitano. Glielo trovo e glielo esibisco, quindi questo è certamente lavoro che proviene dalla sua attività. Il più delle volte succede che ufficiali di polizia giudiziaria svolgono, effettuano le indagini e poi la nota di trasmissione viene effettuata da un loro superiore. Avendo noi il colonnello non possiamo produrre la assolutamente non la volevamo produrre, era stata trascritta, però è un suo lavoro. Allora, lei ha fatto un'attività di indagine su questo appunto datato 8 maggio e ha trovato dei riscontri in merito a quanto asserito nell'appunto stesso. Noi le chiediamo di soffermarsi in particolare sulla vicenda relativa alle telefonate riservate
che Adalberto Titta affermava di fare della sottostazione SIP collocata nelle vicinanze della sua abitazione. Certo, certo. Ovviamente, Presidente, ci siamo, io e i ragazzi ci siamo buttati a pesce perché avevamo l'aspirazione di trovare una traccia di queste telefonate, quindi è stata una cosa che ci ha interessato immediatamente, anche per scoprire chi era il contatto romano, il contatto capitolino del Titta. Purtroppo all'epoca le centrali erano elettromeccaniche e quindi non era possibile mantenere memoria né del numero chiamato né del numero chiamante. Quindi la ricerca in questo senso è fallita. Ha avuto un riscontro il fatto che il Titta potesse avere delle agevolazioni, nel senso che ben due familiari erano dipendenti della Stipel, all'epoca era Stipel perché vengono assunti nello stesso anno, moglie e marito, il 1952, la moglie agli inizi dell'anno e il marito alla fine dell'anno. Allora, quindi entrambi erano dipendenti effettivamente della società dei telefoni. Abbiamo chiesto, poiché nell'appunto si parlava c'era la parola NATO, ovviamente abbiamo chiesto alla SIP, forse era già Telecom all'epoca, di riferire in merito a ciò. Purtroppo il lungo tempo trascorso non ha consentito di avere una prova documentale certa dell'appartenenza cognata del Titta, quindi della signora Piras, a questo ufficio, ma fu la stessa Piras a confermarcelo e a dirci che aveva lavorato per ufficio affari speciali. Chiestole che cos'era la speciale, stiamo parlando di una persona morta, chiestole che cos'era questa dizione singolare, particolare, la signora spiegava che la specialità era relativa al fatto che si trattava di enti istituzionali e aggiungeva che tra questi enti istituzionali dovevano essere considerati anche quelli militari e una base NATO, quella di Verona, la famosa Ftase di cui si era parlato prima. Allora, la signora Piras era stata la segretaria di Pavolini. Di Claudiano Pavese, pardon, scusi, stavo pensando alla moglie. Allora, il Carlo Titta, invece, che è il fratello di Adalberto, aveva avuto compiti di non pari livello rispetto alla sorella, ma è soggetto che non ci interessa poiché da testimonianze sappiamo che non andava d'accordo con il fratello, poiché la moglie aveva avuto con Adalberto Titta una storia sentimentale e quindi il rapporto era degenerato. Invece è molto importante la Piras, la cognata, tant'è vero che quando io faccio la perquisizione alla vedova Ponzi, alla Carbonera, alla signora Carbonera, nei numeri di riferimento del Titta c'è proprio anche quello della Piras, quindi a testimonianza dell'importanza e della possibilità di raggiungere il Titta attraverso la sorella. Certo. Senta, Carlo, allora, Titta lavorava come capotecnico? Mi perdoni? Allora, Carlo Titta lavorava come capotecnico nella sottostazione SIP di Via Mantegna? No, non era in Via Mantegna, ha fatto diverse stazioni. A noi risulta di sì. Mi sembra che no, che io non trovai la corrispondenza. Guarda, con... Allora, in ordine alle menzionate telefonate, nell'appunto, spieghiamo, si fa riferimento alla possibilità di Titta di fare telefonate senza essere controllato, esatto, senza che ci sia possibilità di registrazione. Esatto. Quindi lei ha fatto riferimento al fatto che queste centrali erano di tipo elettromeccanico. Esatto. Quindi queste centrali consentivano la registrazione delle telefonate? No. No, quindi questo è un primo riscontro. Nella sua informativa, pagina 16, lei parla di questo appunto in cui Titta afferma di
effettuare delle telefonate nella sottostazione SIP, probabilmente ubicata in via Mantegna a Milano, senza lasciare traccia. Telefonate che erano comode per lui, non solo perché erano riservate e coperte, ma anche perché erano in una sottostazione SIP molto vicina a casa sua. Sì. Lei ricorda dove abitava Adalberto Titta? In via Mussi. In via Mussi, via Mussi 16. Via Mussi 16 rispetto alla sottostazione SIP di via Mantegna a Milano, a che distanza è? È vicino. Ecco, l'abbiamo verificato anche noi, è proprio due passi. Proprio. Infatti, in ordine alle telefonate che il Titta effettuava da una stazione SIP di Milano, probabilmente ubicata in via Mantegna, senza lasciare stare, si fa presente che la Telecom ha fatto sapere che nel periodo oggetto di indagini le centrali telefoniche. Questo è il documento trascritto? È quello, no, è il documento 35, redatto. Vabbè, ma facciamolo dire al testimone, giustamente la difesa, se no. Facciamolo dire al testimone. Allora, ha detto che erano vicini. Benissimo. Sì. Abitava in via Mussi, ci lavorava ad Alberto, Carlo Titta, che era suo fratello, lavorava lì, a noi risulta di sì. Altre cose che volevate chiedere? Pagina 16 di quella scheda, quello che l'ha letto, 16, fine pagina 16, inizio della pagina 17, c'è quello scritto... in cui si fa riferimento alla centrale di via Mantegna come quella centrale utilizzata da Titta per fare telefonate non controllabili in ragione del fatto che si trattava di una centrale termo, no, come si dice? Elettromeccanica. Elettromeccanica. Poi diventeranno digitali. Poi diventeranno digitali. Ecco, sì, la cosa, se mi permettete, la cosa estremamente importante e che dà la misura della veridicità del racconto della velina, esatto, è la testimonianza del re, perché ovviamente noi siamo andati a vedere chi era il responsabile della centrale presidente di via Mantegna. Bravissimo. È stato individuato nel signor Bonalumi. Esattamente. Allora, il Bonalumi, questa centrale era su tre piani. Allora, il Bonalumi racconta un episodio estremamente singolare, cioè lui dice: io il Titta non lo conosco, non l'ho mai visto, nutro fiducia nei miei dipendenti, soprattutto quelli del mio piano, che mi sembra fossero 24, quindi non credo che nessuno di costoro avrebbe mai consentito che venissero effettuate delle telefonate. Tuttavia, egli conosce il Titta, perché? E qua è l'importanza. Perché ricevette dal Titta una telefonata nel quale il Titta dimostrò di essere a conoscenza di particolari anche non solo della funzione del Bonalumi, ma anche della sua vita privata. Non solo, ma da alcuni particolari il Bonalumi ci disse era perfettamente a conoscenza del posizionamento di alcuni macchinari nella centrale di via Sempione. Quindi che il Titta avesse un accesso privilegiato a cose che non erano note, tenete presente che lo stesso Bonalumi dice: in quel momento cominciano gli attentati delle BR e quindi noi abbiamo vigilanza, mettiamo le porte blindate, quindi si poteva entrare soltanto avendo una complicità. Ma qual è la cosa più importante? Il Bonalumi ovviamente rappresenta quanto accaduto ai propri superiori, a suo ricordo mi sembra fino all'ispettore della Lombardia regionale, e gli ispettori gli danno una risposta molto importante dal punto di vista investigativo, cioè gli dicono: stai tranquillo, il Titta fa parte di una cordata di minoranza, di investitori di minoranza nella società dei telefoni, e quindi sono interessati al fine di acquisire un maggiore potere a dimostrare l'inefficienza, le difficoltà, le lacune della struttura. Questa storia non ha nessun aggancio, cioè tutta l'attività investigativa non ha mai consentito di dimostrare, neanche dal punto di vista testimoniale, oltre che accertativo, che Adalberto Titta avesse in qualsiasi modo fatto parte di una cordata, ha lavorato per diverse società, ed alcune i testi le hanno ricordate, ma erano società che operavano in Spagna, non la SIP. Che cosa fa il Bonalumi facendo una riflessione, diciamo, da civile? Dice: quello che voi mi dite del servizio segreto, che qua sarebbero stati custoditi i diari, come sosteneva la velina del Titta,
mi fa molto strano perché il Titta così non ha fatto altro che accentrare l'attenzione su di lui. In verità è esattamente il contrario, cioè non capisce un meccanismo il signor Buonanotte, perché Buonanotte viene stoppato nel momento in cui va a ragguagliare la propria catena gerarchica di quanto accaduto. La catena gerarchica lo tranquillizza e gli dice: non ti preoccupare, cioè Titta è uno dei nostri, quindi non ti preoccupare. Quindi è esattamente il contrario di quello che sostiene Buonanotte. E lo stesso Buonanotte poi dà il destro per rafforzare questo, perché dirà: io poi quando chiedo, Titta lo conoscevano tutti. Io adesso non la ricordo, procuratore, la frase esatta, però il senso è questo, cioè lui dice: mi accorgo che Titta alla SIP lo conoscevano tutti quanti. Bene. Sì, non si preoccupi, perché poi abbiamo sviluppato l'indagine e venerdì verranno testimoni che, diciamo, integrano già queste sue importantissime accertamenti su via Mantegna. Poi l'accertamento è stato completato nel corso di questa indagine su numeri e su quant'altro. Va bene, questo capitolo si chiude qui. Va bene, Colonnello, vada pure, lei che deve prendere il treno. Ci vediamo, Presidente, mercoledì prossimo. Presidente, scusi, mi fa fare un'ultimissima domanda. Colonnello, mi scusi, sono il dottor Candi. Colonnello, le volevo fare un'ultimissima domanda. Lei è al corrente di collegamenti tra Titta e l'onorevole Massimo De Carolis? Le risultano? Certo. Al microfono. Mi perdoni, è tutta l'attività che riguarda il nuovo Partito Popolare. Quindi questo, ci sono anche riscontri nelle acquisizioni fatte spieghi prima alla Corte chi è l'onorevole Massimo De Carolis. Era un onorevole della destra democristiana. Sì. E questo progetto di partito, tenga presente che il Titta in una delle sue agende ha il nome della segretaria dell'onorevole De Carolis, quindi De Carolis interrogato negherà di averlo mai conosciuto, ammetterà la possibilità che forse lo conosceva la segretaria, mi sembra di ricordare che gli consentì di chiamare e di sentire telefonicamente la segretaria, la quale disse che questa figura, peraltro indimenticabile per la stazza, non la conosceva, però nell'agenda è documentato il contatto. Le chiedo anche questo, le risulta che fosse iscritta alla P2 l'onorevole Massimo De Carolis? Sì, certo. Grazie. Va bene, può andare, colonnello. Grazie, Presidente, buon lavoro, buona prosecuzione. Grazie, ci vediamo, abbiamo detto, mercoledì prossimo.